Allora, buongiorno a tutti. L'argomento di oggi sono le disequazioni razionali fratte. Il metodo delle disequazioni razionali fratte può essere tranquillamente il metodo di studio dei segni, fondamentalmente, può essere applicato anche a un produttore di fattori posta maggiore o minore di zero. Ok, niente, adesso partiamo dalla razionale fratta. La razionale fratta può essere rappresentata come un denominatore funzione di x fratto un denominatore sempre una funzione di x posta maggiore minore o maggiore uguale o minore uguale di 0. Allora, premetto subito una cosa, che questa, diciamo, l'obiettivo prima di partire a studiare il segno di una razionale fratta, quindi diciamo così, a risolvere la disequazione, bisogna cercare di scomporre assolutamente in fattori il numeratore e il denominatore. Fattori che è facoltativo scomporli per fattore di grado 1 o grado 2, ok? Equazioni di secondo grado, di primo grado, possono essere anche lasciate così risolte. Per gradi superiori al 2 invece è meglio cercare di scomporli, ok? Comunque, stavo dicendo che la stessa cosa è applicabile se abbiamo una serie di fattori moltiplicati fra loro, quindi una produttoria di fattori posta maggiore, minore o maggiore o uguale a 0 o minore o uguale a 0. Il metodo è lo stesso delle disequazioni razionali fratte. Allora, metodo di disequazioni razionali fratte in che cosa consiste? Allora, il metodo consiste nel porre tutti i fattori posti a numeratore maggiore di 0, tutti i fattori posti a denominatore maggiore di 0 e andare a studiare i segni. Attenzione, il numeratore può anche essere posto maggiore o uguale a 0 se avete l'uguale nella disequazione iniziale, ok? Il denominatore non può mai essere posto uguale a 0 perché in algebra un numero fratto 0 è impossibile. È ammesso un comportamento al limite nell'argomento limiti, ma non nell'algebra normale, cioè non nell'algebra, non nei calcoli veri e propri, precisi, diciamo. Diciamo che niente, poi si procede allo studio dei segni. Studio. Sì, detto così può essere anche abbastanza complicato a capire. Vedere un esempio chiarisce subito la situazione. Studio dei segni. Faremo un paio di esempi, forse un paio sicuramente, forse tre, in modo tale che abbiate un'idea più chiara dello svolgimento. Insomma. Poi, dopo lo studio dei segni, si va a scegliere l'intervallo che ha il segno concorde con il verso della disequazione. Se c'era il maggiore sceglierò gli intervalli che hanno segno più, se c'era il minore sceglierò gli intervalli col segno meno. Questa è un po' la metodologia, abbastanza semplice, però ricordatevi che la cosa importantissima è porre tutti i fattori del numeratore e del denominatore maggiori o uguali a 0, però tutti maggiori di 0. La metodologia è un po' meccanica e funziona benissimo comunque, ve lo assicuro. Allora, vediamo subito degli esempi per renderci conto della situazione. Partiamo da disequazioni al momento già scomposte. Allora, la prima è questa. Allora, x meno 1 per 3x fratto 2x più 6 maggiore o uguale a 0. Allora, metodologia meccanica sostanzialmente. Tutti i fattori al numeratore maggiore di 0, uguale no qua perché vedete che non c'è l'uguale inizialmente, quindi solo maggiore. 3 maggiore di 0, fattori del denominatore, ce n'è solo uno di fattore, è questo, ok? È di primo grado, va benissimo. Lo poniamo maggiore di 0, risolviamo le singole disequazioni che vedete che sono diventate molto semplici peraltro, no? Quindi x maggiore di meno 3, le ho risolte perché porto di là l'1, quindi è molto molto semplice. A questo punto eseguo lo studio dei segni, tiro la mia riga che rappresenta l'asse reale, okay? Inserisco tutti i valori che ho trovato e, attenzione, ogni fattore, okay, ha una riga, ha una sua riga. La riga potete mettere dove è positivo il fattore, mettere o la riga continua o un segno più. È la stessa cosa, io per abitudine metto righe continue dove il fattore è positivo, righe discontinue dove il fattore è negativo, però c'è chi anche mette dove il fattore è positivo il più e dove il fattore è negativo il meno. È la stessa cosa. Allora, primo fattore è positivo per x maggiore di 1, metto il pallino, ecco, mettete anche magari il pallino dove
il valore non è compreso, e il pallino vuoto, il pallino pieno invece dove il fattore è compreso. In questo caso sono tutti esclusi e vedete che non c'è neanche un uguale, quindi i numeri che voi avete, vedete scritti, sono tutti da escludere nella soluzione finale. Ok, adesso vediamo. Allora, poi il secondo fattore positivo per x maggiore di 0, rivedete che riga continua e riga e tratteggio, poteva essere anche un più e un meno, e un più o meno non cambiava nulla. Ok, poi il denominatore positivo per x maggiore di meno 3, quindi riga continua a destra e tratteggio a sinistra, poi tiro tutte le righe sui valori che ho, che determineranno poi gli intervalli, no? questi valori che ho. Adesso devo dare il segno ad ogni intervallo, partendo di solito da sinistra, quindi da meno infinito, ma potete partire anche da destra, non è un problema. Allora, vedete i segni che ho dato alle righe? Meno, devo fare i prodotti, quindi meno per meno per meno, 3 meno i prodotti, segno finale meno, per meno fa più, più per meno fa meno. Poi avete l'intervallo qua in mezzo che è 2 meno, quindi più. Poi avete l'intervallo tra 0 e 1 che ha un solo meno, quindi meno, e l'intervallo da 1 più infinito che ha tutti più, quindi più. Adesso andiamo a vedere che segno avevo all'inizio, che verso avevo all'inizio, scusate, maggiore di 0, quindi devo scegliere gli intervalli positivi. Quindi la mia soluzione sarà x compresa fra meno 3 e 0 e x maggiore di 1. Questo è il primo modo di scrivere l'intervallo, ci sono altri due modi di scriverlo, ve ne faccio vedere un altro. Le parentesi grafiche significano se sono rivolte verso un numero compreso, se sono esterne al numero, se il numero non è compreso sono verso l'esterno. Okay? In questo caso i numeri non sono compresi, quindi le parentesi sono verso l'esterno. Con gli infiniti le parentesi sono sempre non comprese, ve lo ricordo. Niente, questo qua è il secondo modo di descrivere questa soluzione. Di solito vengono accettati un po' tutti i modi, insomma, non è importante che siano corretti, chiaramente. Vediamo adesso un altro esempio di disequazione. Vediamo questa, sempre una disequazione già scomposta, eh. Poi ne vediamo, magari ne cerchiamo una. No, aspettate, facciamo più 5x più 4 fratto x alla seconda meno 5x meno 6 minore di 0. Come vi dicevo, avete due possibilità, entrambi valide in un caso del genere. Vedete che avete il numeratore di secondo grado e anche il denominatore. Allora, o li scomponete in fattori usando la regola sommo prodotto o la formula, quello che volete, o potete anche lasciarli così e studiarli come singolo fattore, tutta l'esequazione di secondo grado che ne scaturisce. Avrete due righe nel grafico al posto di avere quattro righe, ok? Non avete, allora, quindi potete fare o le scomponete in due fattori in questo modo e avete alla fine lo studio di quattro fattori, quindi quattro righe nel grafico dei segni, oppure lasciarle così come sono, risolvere le disequazioni in questo modo come le vedete, e a questo punto avrete due righe, ma queste due righe non saranno altro che il riassunto di queste quattro, quindi un modo o l'altro è uguale. Io adesso vi faccio vedere il numeratore, lo scompongo in due fattori e il denominatore lo lascio così per farvi vedere come si risolve, così avete un esempio di tutti e due i modi. Allora, il numeratore lo scomponiamo, due numeri che moltiplicati mi danno 4 e che sommati 5, beh, direi che sono x più 4 per x più 1, vero? Due numeri che sommati, quindi 1 più 4 fra 5, 1 per 4 per 4. Il denominatore lo lasciamo così, ok? Ok, adesso studiamo i singoli fattori, i segni, partiamo con i segni. Pongo tutti i fattori che ho, tutti maggiori di 0, eh? La regola è questa. Mi raccomando, non ponete qualche fattore minore di 0 perché non viene, non funziona niente, non va niente, cioè viene sbagliata la disequazione. Ponete indipendentemente però dal segno che avete qua, non dovete guardare questo all'inizio, fregatevene del minore o del maggiore che avete. Il metodo dovete sempre porre tutto maggiore e alla fine andrete a vedere, vedete, il segno che avevo all'inizio, che è questo, ok? Lo scrivo, inizio. Ma al momento lasciate stare, ok? Ponete sempre maggiore.
Ripeto, se poi c'era anche un uguale qua sotto il minore, avresti dovuto mettere ai due numeratori, i due fattori del numeratore, anche il segno uguale, oltre che maggiore. Ok? Però va bene così. Allora, x maggiore o meno 4, risolvo, x maggiore o meno 1. Questa qua è una disequazione di secondo grado. Quindi la prima cosa è trovare i valori dell'equazione associata. Quindi uso la formula, perché facciamo più in fretta. Allora, meno b, quindi più 5, più o meno radice di b alla seconda meno 4ac, che fa 25 più 24, fratto 2. 25 più 24 ricordo che fa 49, la radice 49 è 7, quindi avrete 5 meno 7 fratto 2, le due soluzioni 5 più 7 fratto 2. La prima vi dà meno 2 mezzi, cioè meno 1, e la seconda vi dà 5 più 7 è 12, 12 più 2 è 6. Adesso dovete guardare, perché stiamo parlando adesso della disequazione di secondo grado, dimenticatevi il momento della fratta. Allora, disequazione di secondo grado, per risolverla guardate il coefficiente dell'x quadro, che è 1, quindi è positivo. Segno maggiore, vedete che positivo col maggiore sono concordi, quindi la soluzione saranno valori esterni, intervalli esterni, scusate, a quelli che avete. Quindi la soluzione sarà questa qua, x minore di meno 1 unito x maggiore di 6. Ok? Bene, adesso vedete che avete tre righe nel vostro studio dei segni. Procediamo quindi studio dei segni adesso. Allora, le tre righe abbiamo meno 4, meno 1 e 6. Quindi meno 4, meno 1 e 6. Controlliamo che sia tutto corretto. Sì, vedete che il meno 1 si ripete, ma non è un problema. Meno 4, meno 1 e 6. Perfetto. Allora, adesso guardate il primo fattore studiato. Allora, è positivo per x maggiore di meno 4. Quindi io metto il pallino perché e tiro una riga continua a destra e un tratteggio a sinistra. Poi avete il secondo fattore è x maggiore di meno 1. Ok, quindi metteremo linea continua a destra, scusate, è un po' storta, linea tratteggio a sinistra. E l'ultimo, vedete che io ho una sola riga adesso, cioè che è positiva per x minore di meno 1 unito x maggiore di 6, quindi la scrivo così. Vedete che questa qua in realtà è il riassunto dei due fattori che avrei potuto scomporre, che non ho scomposto, ma ho ottenuto così. Vedete, quindi ho una riga riassuntiva di due in realtà, però va bene, va benissimo. Voi potete fare quello che volete, l'importante è che venga giusto. Diamo i segni, allora, innanzitutto tiriamo le righe verticali. E poi in modo da definire i nostri intervalli di soluzione che abbiamo e cominciamo a dare i segni ai nostri intervalli. Quindi, primo intervallo partendo da meno infinito a sinistra, ho due meni, meno per meno fa più, quindi mettiamo un bel più. Poi ho più meno fa meno più fa meno e più fa più. Adesso vado a vedere, ma che verso avevo io all'inizio? All'inizio, attenzione, per inizio si intende prima, cioè il momento appena prima di quando io inizio a studiare il segno, dei singoli fattori, del denominatore e del numeratore, appena prima. Minore, bene, devo scegliere intervalli che hanno segno meno, ok? Però vedete che il minore lo guardo solo adesso, non l'ho guardato prima, lo guardo alla fine. Quindi la prima soluzione come scrittura potrebbe essere questa, is compresa fra meno 4 e 6 con x diversa da meno 1, perché va escluso meno 1, vedete che c'è il pallino. Prima possibilità, seconda possibilità la scriviamo come intervallo da meno 4 a meno 1, scusate, meno 4 a meno 1 escluso, unito da meno 1 a più 6 escluso. Questo è l'altro modo di scriverlo. Allora, adesso questo video terminerà qua, poi aggiungerò un altro video in cui si faranno solo esercizi, quindi faremo 3-4 esercizi ancora sulle disequazioni razionali fratte e magari ci mettiamo dentro anche una produttoria, maggiore o minore di 0. Quindi farò nel prossimo video. Quindi questo video al momento termina qua. Grazie di avermi seguito. Se ritenete interessante l'argomento potete iscrivervi al canale. Grazie mille.